ospitiamo la presentazione del premio Solesina, che è una bellissima iniziativa per ricordare questa giovane studiosa scomparsa tragicamente, vittima del terrorismo, che in qualche maniera diventa il simbolo anche di una donna che è impegnata nella ricerca e che diventa vittima delle ingiustizie di questo mondo globalizzato, nel quale però dobbiamo imparare a vivere costruendo sentieri di pace che la cultura aiuta a costruire. È un piacere per me essere qui alla Federico II per parlare di questo importante premio, il premio Valerio Solesina. Vorrei in particolare evidenziare questo premio come esempio di collaborazione tra mondo accademico e mondo dell'imprenditoria italiana, in quanto da una parte abbiamo un comitato scientifico fatto di esperti e professori che andranno a valutare delle tesi di laurea in economia, giurisprudenza, sociologia, demografia, statistica. Vi invito poi per dettagli a guardare il sito del Forum della Meritocrazia dove trovate il bando. E dall'altra abbiamo il mondo dell'imprenditoria italiana, cito per esempio Cimbali, ma ci sono anche altri finanziatori come Allianz, Global Assistance, MM, Sanofi, ILI, Ernst & Young, Valore D, insomma moltissimi, che hanno dato un contributo sia di carattere, se volete, finanziario, che proprio l'opportunità di fare degli stage. Quindi ci sono 10 premi e c'è una graduatoria. Per farvi un esempio, il primo premio di Allianz è di un valore complessivo di 10.000 euro che può essere dato o in valore economico, quindi un premio in denaro, oppure, cosa sicuramente più di interesse per chi arriva da una magistrale, in termini di stage retribuito presso Allianz. È un buon esempio di partnership pubblico, università e privato, che spero vada a svilupparsi maggiormente. Davvero molto contento che ci sia questo premio per Valeria Solesin. Tra l'altro Valeria è una demografa che stava appunto completando la sua formazione alla Sorbona di Parigi, ma anche all'Istituto Nazionale di Studi Demografici di Parigi, all'INED. Iniziativa importante, tra l'altro, perché è volta a premiare le tesi di ricerca magistrali sul tema del talento femminile, e sto leggendo, come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia nel nostro paese. Il valore complessivo del premio è di oltre 41.000 euro, in parte in denaro, in parte come offerta di stage. Quindi saranno diversi premi, per capirci, è al plurale, non è al singolare, e riguarderà, dicevo, le tesi magistrali e la domanda va fatta, e quindi la laurea va conseguita, entro la fine di luglio del 2017.